No. Direi che penso, sarebbe molto lungo rispondere a tutti i quesiti posti. Per brevità dico che sostanzialmente le cose non si sono lette bene fino in fondo, nel senso che in realtà noi abbiamo molte più ambizioni di quelle che possono apparire oggi dallo statuto, ma allo stesso tempo ed è stato quindi scritto lo statuto nelle condizioni date. Perché le funzioni, soprattutto ci mancava l'interlocuzione regionale, perché non c'era nemmeno una giunta regionale con cui parlare in quella fase, quindi il tema era come dire, impossibile da declinare. Ma dicevo, abbiamo ben ambizioni superiori, nel senso in sanità, e forse le capiremo meglio anche dalla dichiarazione programmatica che il sindaco farà fra 2 mesi, insomma, al di là di quello che vedremo nella discussione che si svolgerà con gli altri enti, regioni in primo luogo. Però sulla sanità noi ovviamente non c'è nessuna regola né da parte del sindaco di Imola né di quello di Bologna a fare una ASL unica, ma quello è il meno, nel senso che si vorrebbe governare la sanità non solo sull'ASL unica, ma anche potendo contare sulle altre risorse sanitarie che sono presenti sul territorio, ospedali universitari compresi. Quindi l'ambizione che abbiamo è molto più ampia di quella che può apparire, così come sui trasporti, perché al di là del fatto che anche la provincia, la città metropolitana aspetta risorse dalla votazione in borsa dell'aeroporto, ma allo stesso tempo però sui trasporti vogliamo essere parte essenziale di questo disegno, e forse è giusto che la città metropolitana assolva come unico come dire, interlocutore della regione in futuro sul trasporto, e che non, come dire, ancora di più noi vogliamo essere per la regione uno snodo del sistema regionale come città metropolitana. Quindi non siamo una nuova provincia, siamo la città metropolitana, quindi che deve essere quell'ente che si raccorda e stringe sul discorso dell'intero sistema regionale. Velocemente, l'altra questione, permettetemi, sull'elezione diretta, io credo che è un po', visto che Andrea parlava di populismo, ma mi sembra un po', io, vitale testimone, sono per l'elezione diretta da quando eravamo in pochissimi, ma allo stesso tempo in questa fase ritengo che sia populista dire che si possa fare, perché bene o male è un percorso complesso, perché bisogna scorporare il comune di Bologna, e qualche dubbio tra quelli che lei poneva sul fatto che i cittadini bolognesi vogliono, come dire, essere perdere la città di Bologna può essere un tema, ma al di là di quello credo proprio che non ci sia materialmente il tempo, perché bisogna scorporare il comune di Bologna. Questo deve avvenire una volta, però se l'avessimo scritto subito dovrebbe avvenire passando la palla al comune di Bologna, che dovrebbe decidere di scorporarsi, il che non so se nel consiglio comunale del comune di Bologna ci siano tutte queste forze disponibili a scorporare il comune di Bologna, al di là dei cittadini. Due, bisognerebbe avviare il processo, poi ci sarebbe un referendum che coinvolgerebbe tutta la città metropolitana, ma allo stesso, prima ancora però forse bisognerebbe, come dire, riuscire a pensare a come costruire queste municipalità, quante sono, in che modo si potrebbero prendere gli stessi, però il tempo è veramente, secondo me, corto. I 24 mesi che abbiamo scelto non è solo un compromesso per dire che come dire, aspettiamo, vediamo, no, il senso è quello di dire vediamo intanto anche rispetto alle funzioni, rispetto a quello che la città metropolitana può diventare, perché se deve diventare, passatemi il termine, un organismo di poco peso, può anche rimanere, o meglio diventare una sorta di unione delle unioni, se dovesse diventare qualcosa che ha poco peso e poca sostanza.
perché allo stesso tempo invece credo che se debba diventare un ente forte in grado di condizionare le politiche del territorio, insomma tutto quello che è stato detto nel corso di questa serata, credo meriterebbe appunto l'elezione diretta, ma credo vada costruita anche politicamente e nel rapporto con i cittadini, perché non sono nemmeno io, che sono un fautore, così convinto che i cittadini bolognesi, sono nato a Bologna, vissuto a Bologna per tanti anni, ma oggi rappresento altri territori che vogliono l'elezione diretta, ma non sono così convinto che i cittadini bolognesi perseguano questo obiettivo. Vado a finire rapidamente perché sennò. Ah, e confermo che in realtà ci si è mossi con molte sinergie comuni città metropolitana, perché quello a cui stiamo guardando è appunto di creare gli uffici comuni, di creare diciamo tutte quelle occasioni che possono far sempre più sentire come dire, i cittadini bolognesi attraverso l'erogazione dei servizi che vogliamo dare ai cittadini metropolitani, no? In qualunque luogo del territorio essi abitino, e quindi creare tutte queste condizioni attraverso l'organizzazione, attraverso l'accesso uguale per tutti, intescare eccetera eccetera. E quindi il problema però è che oggi come dire, è una politica che facciamo cercando di riuscire a puntare in particolare sull'unione, cioè lo snodo tra città metropolitana e comuni devono essere le unioni, e quindi attraverso le unioni riuscire a gestire una serie di servizi. Per dire, i servizi alla persona, noi pensiamo che, come dire, il punto di arrivo possono essere le unioni dei comuni, per esempio, mentre per altre cose, come che adesso non voglio fare esempi troppo tecnici, ma per citarne uno, la centrale unica di committenza debba essere, come dire, allocata in città metropolitana, oppure posso pensare all'avvocatura che oggi abbiamo in città metropolitana, che possa diventare via via l'avvocatura per tutti i comuni, cioè, insomma sono cose che passo passo andiamo ad analizzare. Diciamo, non abbiamo avuto mesi per partire, perché noi siamo partiti dal primo gennaio, quindi abbiamo bisogno di ricostruire le funzioni e insomma di disegnare un percorso che in qualche modo possa come dire, ad arrivare a far sì che i cittadini si sentano metropolitani, perché sono in grado di, come dire, utilizzare i servizi anche in quel modo, e non solo in quel modo, insomma è anche il governo di area vasta che deve essere affrontato con altri temi, e come quelli appunto della gestione del territorio in senso più generale. Avrei tante cose da dire, ma credo che sia ora anche che possiate sentire la parola.